Ben ritrovati, buon pomeriggio, sono le 17 di nuovo in diretta su Sky TG24, crocetta sopra, così con un gioco di parole vi raccontiamo le ultime sulle elezioni regionali in Sicilia. A metà spoglio infatti è netto il vantaggio del candidato Rosario Crocetta, che corre sostenuto da PD, UDC, API e PSI, continua a essere in testa con oltre il 30% dei voti. Un tonfo invece si registra per il centrodestra, il candidato Nello Musumeci è infatti a poco più del 24%, ma con un crollo del partito di quasi 20 punti percentuali rispetto al 2008. Invece il partito più votato è quello di Grillo, il Movimento a 5 Stelle, terzo posto per il suo candidato, si consolida così Giancarlo Cancellieri con poco più del 18%. Noi andremo un po' nei quartieri generali di tutti i candidati, faremo un giro per la Sicilia. Subito però, eccoci qua, siamo pronti a collegarci con il nostro Fulvio Viviano che ci fa il punto. Fulvio, a te. Torneremo ad aggiornarci tra pochissimo. Intanto però siamo pronti ad andare dalla nostra Tonia Cartolano, perché come anticipavamo in apertura, invece il partito che ha ottenuto più voti, grande successo, è stato il Movimento a 5 Stelle. Siamo a Caltanissetta, siamo con la nostra Tonia Cartolano. Ha un voto in Sicilia che non può non avere ripercussioni nazionali, soprattutto per il PDL, lo abbiamo sentito, che ha subito un vero e proprio tonfo. Intanto sappiamo che è pronto a parlare Angelino Alfano, che terrà una conferenza alle 18.30 che ovviamente noi andremo a seguire, ma dopo le parole dell'ex presidente del Consiglio di Silvio Berlusconi e di quella minaccia di togliere la fiducia al governo Monti, che oggi era a Madrid per incontrare il presidente Rajoy, vi facciamo sentire qual è stata la reazione del Presidente del Consiglio in carica.